Buona giornata, miei cari ascoltatori. Il testo che oggi vi propongo per una breve meditazione si trova nell'epistola scritta da Paolo alla Chiesa nascente di Roma, quindi Romani, capitolo 8, versetto 37. Anzi, in tutte queste cose, noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Che splendide parole! Ci fanno sentire protetti e amati. Ma in quali cose siamo più che vincitori? Per questo potremo capirlo meglio leggendo il testo dal versetto 31 fino al 39. Che diremo dunque a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma l'ha dato per tutti noi, come non ci donerà egli anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Iddio è quel che li giustifica. Chi sarà quel che li condanni? Cristo Gesù è quel che è morto, e più che questo è resuscitato ed è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione o la distretta? O la persecuzione, o la fame, o la nudità, o il pericolo, o la spada. Come è scritto, per amor di te, noi siamo tutto il giorno messi a morte. Siamo stati considerati come pecore da macello. Anzi, in tutte queste cose, noi siamo più che vincitori in colui che ci ha amati, poiché io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né podestà, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Sono veramente delle parole meravigliose. Ma Paolo non nasconde la realtà che ci aggredisce da tutte le parti. Anzi, afferma con sicurezza che davanti alla sofferenza siamo più che vincitori. Egli si affretta anche a precisare che questa vittoria non è un frutto della nostra capacità né della nostra astuzia, ma ci è stata data per la virtù di colui che ci ha amato e l'opera salvifica che Dio realizza in Cristo. Questo ci fa essere vincitori. O più che vincitori. È una salvezza donata che non viene rimandata a tempi futuri, ma viene annunciata come presente, attuale, inizia oggi. Vi è una forza non comune in questo annuncio che sottolinea l'amore di Dio per le sue creature e anche per tutto il creato e che ci fa essere vincitori di fronte a tutte le aggressioni che tentano di atterrarci. Dio è con noi come difesa, come sostegno per il nostro animo. Per quanti nemici possiamo affrontare, Dio ci difende. Per quante malattie possono colpirci, Dio ci guarisce. Per quante contrarietà potranno venirci addosso, Dio ci fa essere più che vincitori. Perché il suo amore per noi non può essere sconfitto. Mediante il soccorso che ci presta, colui che detiene per noi la propria vita. L'amore di Cristo abbraccia il credente con una tale potenza da vincere tutte le debolezze della depressione, tutti gli sfinimenti del dubbio, tutti i timori della carne, tutti gli orrori del supplizio. Cos'altro possiamo chiedere al nostro Padre Celeste? E tutto questo chiedendo in cambio solo il nostro amore. Ma è così difficile amare Dio? Vi lascio con questa domanda. È difficile amare Dio e fare la sua volontà? Amen.